Siete confusi? Io ho tirato 20 pollici, non un 50. Chi non va a darci tracate capito? Chi si vuole prendere l'istruzione? Non ci cazzo un collegio. I giapponesi poi, il numero uno, alla fiera della tecnologia hanno presentato un 300 pollici al plasma per vedere le partite a casa con effetto da stadio. La ci piatemi su, la ci calcola giù, gli metti un solo, la ci asciugno su fino. Il piano di coppa si vede i colpi adesso. Io abbascio per il punizione. A fine della partita ci vuole segnare, amico, se non sai, ma come cazzo è finita la partita? Gente di un'ignoranza allucinante, a casa dell'antenna parabolica ogni tanto diceva, avremo pure qualche canale straniero, la CNN, Al Jazeera, ma imparammo prima a capire i canali italiani. Sta un amico che mica scivazzo per l'Egitto, si è accattato la parabolica e sono 10 ore che la casa con le comando, sta cercando un canale di Suez. Ma già via sempre un secondo di pausa ogni volta. La sempre con qualcuno che dice vicino un mangio, veramente un canale suo, se non mica la parabola. E un mangio che ci sai fare la parabola, più un traghetto, più un canale suo. La tecnologia. Si smartphone oramai la gente è scemo nu. Una volta un cellulare quando ha scelto serveva all'inizio per chiamare, poi al limite si mandavano i messaggi, poi fanno tutta di cose. Chattano su Facebook, scrivono i tweet. Gente che si è scontato pure che può telefonare. Poi vi ricordo che mi sa che con smartphone ma non una cabina telefonica rosso. A questo paese fa schifo proprio, oramai io ci chiamo a papà. Ma ci mandano un tweet. Ma non parlare di chi di là che hanno finito i video a qualsiasi cosa vede. Tutto aspirante regista. Hanno fatto video, poi hanno caricato coppa YouTube. E YouTube oramai è chi ne vuole. Qualsiasi cosa. La notte se in coppa la statale, guidando, è un'amica a fianco. A un certo punto mi resta guidando e si dice, tu fino però non giù, che è successo? Ma ci sta qualcuno? Giovanna ce ne sta in dama, e hai lo smartphone in da sacco, tenta la funzione video e ha cominciato a piano preta a te. Ma che ce ne sta pure in dama? Siete giovani, ma che stai facendo? Siete giovani, no, la vedi quella pietra ferma, immobile e le macchine sulla statale dietro che corrono? Ho riflettuto che mentre una parte del mondo è ferma e statica, tutto il resto attorno si muove. Allora io questo video lo vorrei caricare su YouTube e lo vorrei intitolare La staticità contrapposta alla mobilità. Città niente meno giuata ne su poco un capo e non sapeva niente. A quel punto mi hai pure io lo smartphone, e so che la funzione vedi, c'è Giovanna Spina, non da mo. Certo Giovanna, ma che stai facendo? Dice, no Giovanna, io che non cambi patana, era da te. Ho riflettuto che dato che la patata è un oggetto commestibile, uno la mastica, scende attraverso lo stomaco come bolla alimentare, intestino tenue, intestino grasso e va via attraverso le feci. Allora io questo video lo vorrei caricare su YouTube e lo vorrei intitolare Tutto ciò che è commestibile alla fine diventa uno stronzo. Ma la cosa più allucinante che abbiano mai messo sul mercato per quanto riguarda la tecnologia è il sesso virtuale. Oh, stato massimo di buco 3-4 TV senza una febbre può salvare solo un sicco ancora, no, perché se vedi proprio in faccia tu devi sapere, lasciate un favorito, stanno tutti qua. Sapete in che consiste il sesso virtuale? Tu compri un computer, lo accendi, metti un casco in testa collegato senza fili e fai sesso vero e proprio come se fosse con una donna in carne ed ossa. Oh signora, la si è fatta serie. A questi renne e tenite retti, vogliono ce la fanno ancora, parlo con me. Allora lo dico un po' a tutti, chi tenesse intenzione un cantare perché veramente è in vendita, non lo fate. Si possono creare degli equivoci spiacevoli. Per che tempo fu un cantare? Un euro. Di notte feci lo sbaglio e lasciò il computer acceso in due studio. Un casco virtuale, non potevo la cucina. Ma mamma ti narò un po' si invertì i caschi. Papà scende con voi, spu, un casco virtuale ancora, a un'ora e mezzo, un cappello di carabinieri, c'è Tomba, scassato un bananano, un'ora e mezzo, è stato passato, si è fermato, sto,
Certo, ma fabbricati, arrestato, ma fanno parlare un rimessuario di Criano, stiamo. La castronzata c'è andamento, ricchi. Anche il sesso virtuale. È chiaro, che la capatoia oramai sta in una realtà virtuale. Tu ne pensi più che la capatoia. Che lei, la gente da passare in tua donna si compiuta da sciunì. Quello vogliono per impossessarsi del tuo cervello. Da l'unica economica funzione in questa nazione, l'unica è proprio l'ultima passa prima di morire. Lo sappiamo qual è. Il gioco. E scommesso. E l'ultima passa prima di affusare definitivamente. Le persone anziane non lo ringrazia più, ma qualsiasi uomo, qualsiasi stessi scommessi di valore, è diventata una fatica. Come chiamano? Il bullato! Allora, sono addirittura una specie di tongo, bullato! San Luca fa capire che è buono, che lo vede, ha giocato troppo bullato! Gente torna a casa la sera, tipo fatica, ma vicino alla moglie si trasano si trabullato! La moglie era alla Pasqua, abitualmente è trasuta la bulletta ruota, lei vi dice che sacca! E la piata una bulletta, dai vicini! Che lei? L'unica cosa positiva, l'unica che si poteva avere questa crisi, perché quando c'è stata una crisi economica, l'unica cosa positiva qual era? Si riuniva la famiglia, la gente stava a casa perché i soldi non tenevano e si riuniva di nuovo la famiglia. Ma anche che è successo, sapete perché? Perché oggi una famiglia di 5 persone sta a casa buona parte della settimana perché i soldi non ce ne stanno, ma purtroppo ognuno di questi 5 non dialoga più fra di loro, ma dialoga con la tecnologia. C'è la famiglia Zero riunita, pure che sta chiuso in una casa. 5 in loro, ognuno di loro fa 3 su. Oggi in una famiglia 5 persone, un figlio sta in casa, sta chattando coppa a Facebook, a spranzicchia a una femmina. Ho mezzo a una mano induzzata tanto e penso, ma quando ha una femmina a a solito che la tassa sei appena scritto su Twitter un bel tweet per farlo leggere a tutto il mondo. Oggi mi sento stanca. E vada con solamente. Che c'è da fuori? Testa, studi su cosa e fatti 5 ore su. Un figlio per serinda che la tassa sei non è che sei una PlayStation, cioè trasuto proprio a hai. Devo parlare con questi a pacchere che i mostri. Ah, mamma, in da cucina. Sta chiagnando annanzata e Maria De Filippi che non parla in luce a poco dopo 30 anni si è incontrato con uno per uno breve si vuoi a dire o parli in due salotto sta venendo il partito e che vuol dire che fa? E bulla! L'unica volta che si è riuscita la famiglia in una casa è quando manca il reddito sa tu quando andai su punto a dormire pazzo papà fai presto una ragazza e bulla! E che sta?